Ciao, sono la dottoressa Maria Guerriero. Oggi voglio parlarti del prezzemolo perché generalmente lo consideriamo soltanto come un condimento e invece ha davvero numerose proprietà importanti. È per esempio ricco di oli essenziali, di minerali come il calcio, il potassio, il magnesio, il manganese, il selenio, di vitamine A, B, C ed E, di amminoacidi e flavonoidi. È anche un ottimo antianemico proprio perché è ricco di vitamina C e ferro, aiuta la digestione, le difese immunitarie perché è ricco di vitamina C, la salute di denti ed ossa e anche proprietà diuretiche e lassative. Lo puoi utilizzare per esempio come rimedio naturale contro le punture d'insetto andandolo a strofinare direttamente sulla puntura, oppure lo puoi masticare crudo come rimedio contro la litosi. Puoi farne ancora altri usi, per esempio puoi preparare delle tisane sfruttando le proprietà depurative e digestive, oppure puoi lasciarlo bollire per almeno 10 minuti in acqua, filtrarlo e utilizzare quell'acqua per fare degli impacchi per rafforzare i tuoi capelli. Fai però attenzione se sei in gravidanza, non consumarlo eccessivamente. Lo stesso vale per chi soffre di patologie renali. I rimedi naturali a base di prezzemolo ti sconsiglio di utilizzarlo nei tuoi bambini perché potrebbe essere irritante. Fai anche attenzione se hai degli animali domestici come i cani, i gatti, i criceti, oppure come me hai un porcellino d'India. Fai attenzione appunto perché per loro è estremamente tossico. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a condividerlo con i tuoi amici. Ciao e a presto!